Ciao, ciao, buongiorno, anzi buonasera a tutte e tutti. Io sono Daniel Tarozzi e sono felice di darvi il benvenuto alla prima puntata di un nuovo format, un format che si chiama Matrix dentro di noi, ed è un format che da oggi, una volta a settimana, ci porterà alla scoperta dei meandri dell'Italia che cambia e soprattutto ci guiderà alla ricerca di nuovi o antichi punti di vista, nuove o antiche forme di pensiero. Che parla, eh? Poi andremo a esplorarle bene. La domanda che ci muove è sempre la stessa: la realtà è veramente quella che percepiamo? O i nostri pensieri guidano la nostra percezione in modo spesso superficiale e approssimativo? Ecco, il testo che vi ho appena riportato l'avevo scritto perché è la prima puntata e ci tenevo a dirlo bene, ma racchiude un po' proprio il senso del lavoro di questi giorni, il senso di questa ricerca che in qualche modo stiamo qui avviando. Io sono un giornalista, appunto mi chiamo Daniel Tarozzi, sono un giornalista, anzi faccio il giornalista, e lavoro all'interno di un progetto che si chiama Italia che cambia, è un progetto che nasce nel 2012 con un viaggio in camper di quasi un anno alla ricerca appunto di esperienze di cambiamento concreto. Italiachecambia.org da 8 anni racconta tutte queste storie e in questi 8 anni io, insieme a un gruppo di colleghi e colleghe, ho girato incessantemente il paese e ho incontrato centinaia e centinaia di persone che, a diverso titolo, personale, sociale, collettivo, economico, ecologico, ambientale, scolastico e così via, stanno cambiando se stessi e il mondo. E 8 anni sono tanti incontri, tante esperienze straordinarie, ma anche tante domande. Spesso, più passa il tempo, più mi chiedono, mi chiamano a parlare in pubblico quando ancora si poteva uscire di casa e mi chiedono di tirare un po' le somme di questi incontri, mi chiedono quali sono le principali resistenze al cambiamento, quali le principali soluzioni, allora come si affronta il tema dei soldi, come si affronta il tema della burocrazia, come si affronta il tema delle paure personali, delle famiglie che non ti capiscono e così via. E io normalmente rispondo raccontando le esperienze, mostrandole, eccetera, e sono molto sicuro, assertivo, perché ho appunto testimonianze, no? Centinaia di testimonianze, ma non vi nascondo che nel mio letto la notte, nei miei weekend, nei miei momenti di riflessione mi faccio tante, tante domande, no? In tanti anni ho avuto tante risposte, ma ancora più domande. E spesso mi chiedo, affianco a tutte queste straordinarie esperienze di cambiamento che ormai possiamo raccontare e testimoniare, quali siano davvero le chiavi di volta per un cambiamento sistemico, no? In questi giorni di coronavirus ci stiamo tanto interrogando su cosa accadrà, torneremo alla normalità. Qualcuno dice no, non torniamoci perché la normalità era un incubo, e in parte hanno ragione perché stavamo andando a estinguerci. Qualcun altro dice oddio, stanno limitando la libertà, anche cosa in parte vera. Qualcun altro ancora teme che questa influenza, questa epidemia duri anni, eccetera, eccetera, eccetera. No? E io non ho risposte a tutte queste domande, ma di sicuro una cosa che ho imparato in questi anni è che, mi piace spesso citare ultimamente questa frase, la risposta è dentro di noi ed è quella sbagliata, no? Diceva tanti anni fa, credo fosse Corrado Guzzanti. La risposta è dentro di noi ed è quella sbagliata. Lui ovviamente prendeva un po' in giro i vari guru che ci guidano in questi percorsi, ma allo stesso tempo poneva un po' un punto, ovvero siamo sicuri di trovare la risposta, la soluzione di fronte ai problemi? Io no, io non ne sono affatto sicuro. E quindi in questo format che questa sera inauguriamo, andremo a affrontare ogni settimana uno o più temi di attualità, attualità ecologica, economica, sociale, politica, ma anche attualità personale, no? Che ognuno di noi raccoglierà i vostri input, le vostre domande e cercheremo di sviscerare una serie di argomenti, cercando di farlo in un modo diverso, cioè uscendo dagli opposti dualismi, sì o no, giusto o sbagliato, a favore o contro. Per fare un esempio, euro sì o euro no, e magari uno potrebbe dire euro anche, no? Citando l'esperienza del Sardex che ho potuto approfondire in questi anni, oppure a favore o contro i vaccini. Magari possiamo spostarci e interrogarci sul tema della salute più a 360 gradi. C'è meglio la macchina elettrica o la macchina, i vecchi diesel? Alcuni dicono forse la miglior soluzione è non utilizzare la macchina, ma adesso sto dicendo le cose anche un po' banali. Il tema è interroghiamoci, cerchiamo di affrontare, usciamo dal dibattito, dai buoni e cattivi, dal giudizio, dall'idea di essere migliori di altri, di dover insegnare, e poniamoci domande, interroghiamoci, interroghiamoci. Quindi,
Questa puntata me la prendo tutta per me. Ho deciso di fare questo gesto un po' folle di dedicarmi un'intera puntata perché è un tema a cui tengo veramente molto. Sono 2 anni con questa idea di fare questo format, questo matrix dentro di noi. Credo che lì ci sia il problema. Cioè, io credo che quello che frena il cambiamento e che quindi può portarci all'estinzione, ma ancora peggio se vogliamo vivere vite infelici, è essere guidati dagli automatismi, aver smesso di porsi domande e seguire in modo automatico l'immaginario, un immaginario che non sappiamo neanche se è reale, e avere smesso di chiederci cos'è reale. E quindi oggi in questa puntata voglio affrontare con voi questi temi e voglio anche intervistarmi, dialogo tra me e me, nel senso che dentro ognuno di noi vivono due opposte fazioni, no? Avete presente il famoso angioletto e diavoletto di alcuni film o cartoni animati che sono sulle spalle e ti dicono: fai questo, no, fai quest'altro. Ecco, secondo me ognuno di noi ha un po' queste due figure sulle proprie spalle e oggi vorrò dare spazio a entrambe, no? Ma questo più avanti. Rimaniamo ancora un po' su il format. Perché questo format? Intanto vedete che guardo lo schermo dove ho i miei appunti, non ho il gobbo che scorre, ma qualche appunto me lo sono preso persino io. Perché questo format? Perché dopo anni di ricerca sul campo ho deciso di prendermi uno spazio su cui affrontare temi che toccano le nostre vite da vicino, da un punto di vista altro, con il cosiddetto pensiero laterale. Voglio andare oltre i dualismi, a favore o contro, cercando più che risposte, nuove domande. Ecco. No, più che risposte, nuove domande. Ne approfitto per. Questo mi ha fatto venire in mente la copertina bellissima che avete visto di questa giornata. Ringrazio Daniela Bartolini, che è la mia magnifica collega d'Italia che cambia, che l'ha realizzata. Ne approfitto per ringraziare tutti i collaboratori e le collaboratrici d'Italia che cambia che ci permettono di fare questo lavoro e a me di essere qui oggi. E, andare oltre i dualismi, cercando più che risposte, nuove domande. Esatto. Sì, questa è una cosa, no? Socrate diceva, io so di non sapere. Sì, esatto, io so di non sapere. Più scopro in questi anni, più scopro di non sapere. Più incontro soluzioni al tema dell'inquinamento, più capisco che non c'è la soluzione, ma che non vuol dire che non ci sono soluzioni. Ma che la soluzione, per esempio, al tema del riscaldamento globale è farsi domande, continuamente farsi nuove domande, non credere nella soluzione facile, non credere, non perché debba essere difficile, nel senso quella magica, la bacchetta magica che arriva e risolve tutto. Ci sono soluzioni complesse, come ama dire Andrea degli Innocenti nella sua rassegna stampa quotidiana su Italia che cambia, no? Io non mi rassegno, che sicuramente guardate ogni giorno perché è un contenuto fondamentale. Andrea spessissimo, quasi ogni giorno ci riporta a commentare le notizie della giornata attraverso il cosiddetto pensiero sistemico, no? I sistemi complessi e così via, lo prendiamo anche in giro spesso su questo, ma in realtà lì c'è una chiave di lettura. La realtà è complessa, richiede spesso soluzioni complesse. Le risposte semplici, dice Andrea in una delle rassegne, sono facili da trovare e non funzionano quasi mai. E quindi cerchiamo nuove domande. Da che cosa viene il titolo? Mi sono chiesto, no? Me l'ha chiesto anche Alessandra Profilio, che è la nostra direttrice, nell'intervista che presenta questo format. Il titolo viene da una mia ossessione, che è quella appunto per Matrix. Matrix è un film che tutti conoscete, giusto? Credo che l'abbiate visto, se non l'avete visto, guardatelo. È un film ormai di 15 anni fa, in cui si immagina un mondo in cui le macchine hanno preso il sopravvento. E noi viviamo un'intera vita finta, in una realtà virtuale costruita dalle macchine per tenerci in vita e succhiarci energia vitale. Cioè, avete presente, no? Cioè, noi, tutto quello che noi stiamo vivendo in realtà non sarebbe reale, sarebbe un sogno. Io fin da bambino mi chiedevo spesso, mi svegliavo la mattina e dicevo, se mi svegliassi e scoprissi di essere appena nato e questi 8 anni di vita fossero stati un sogno, era un tema che mi ossessionava, no? Poi ho fatto l'errore fatale di leggere Philip Dick. Da Ubik in poi, e lì insomma il mio cervello è andato definitivamente fritto. Ma ricordo ancora quando ho visto per la prima volta il film Matrix, questo tema di cos'è reale, cosa non è reale, è qualcosa che ha cominciato a lavorare a fondo. Sempre da adolescente ho letto un libro che proprio ieri sera, tramite mio padre, ho riscoperto il titolo, che si chiamava Il mondo sul filo, che era un bellissimo romanzo di fantascienza anche che trattava di questo, raccontava. Non so perché l'ho letto tanti anni fa, l'episodio che a me è rimasto impresso fortissimo è che questa persona a un certo punto smette di comportarsi come tutti gli altri si aspettano e gli altri continuano a vedere, cioè continuano a comportarti, cioè non registrano il suo cambiamento di comportamento e fanno sì che
È come se lui avesse continuato a fare quello che si aspettavano, cioè talmente noi ci muoviamo presi da aspettative che se, ad esempio, io a un certo punto faccio un gesto totalmente inaspettato, gli altri non lo registrano. Non lo registrano. E questo è una cosa che io ho sempre pensato che fosse in parte reale, non ho mai avuto il coraggio di provarci davvero, ma ho questa convinzione che se uno fa qualcosa di veramente folle, ma non uno che è considerato da tutti folle, cioè una. Le altre persone, in qualche modo, il loro cervello lo ignora perché siamo mossi da automatismi continui. E dicevo, il film Matrix racconta questo mondo in cui improvvisamente noi scopriamo che tutta la nostra realtà è finta. In realtà siamo attaccati a delle macchine che ci stanno letteralmente utilizzando come batterie e ci hanno messo questa sorta di film virtuale per tenerci lì buoni a produrre cibo. Che non è una metafora così metaforica, se ci pensate. Che cosa siamo noi? Noi siamo elementi che servono a muovere il sistema produttivo per la crescita del PIL. Il nostro scopo è questo. Quando le torri gemelle cadono, la prima cosa che dice George Bush è andate a consumare. Siamo consumatori, accettiamo di definirci come tali. Noi consumiamo il mondo, siamo consumatori e il nostro scopo è produrre risorse, far crescere il PIL, essere bravi consumatori. Eseguire, rispondere alle leggi, fare tutto quello che ci dicono da quando nasciamo. Bisogna essere bravi bambini, brave bambine, bisogna essere educati, bisogna essere educati. Qualcuno deve dirci cosa fare, bisogna andare a scuola e poi all'università e poi trovarci un lavoro, lavorare 35-40 anni e poi andare in pensione, essere un buon pensionato e poi morire senza fare troppo baccano, possibilmente. Questo è quello che noi facciamo e intanto il sistema ci utilizza per drenare risorse verso la finanza, verso tutte queste cose qua. E quindi sto dicendo che c'è un gruppo di complottisti cattivi che no, non sto dicendo questo, non mi interessa, a me non interessa sinceramente se c'è qualcuno che muove le leve del sistema, eccetera, eccetera. A me interessa capire perché noi lo accettiamo, no? Tornando a Matrix, ho sentito per anni che era una metafora profondamente reale. Ma sono giunto alla conclusione che la Matrix non sia fuori, ma sia dentro di noi, si sia infiltrata dentro di noi, no? Non sono le macchine ad aver sottomesso i nostri corpi, ma sono i nostri cervelli ad aver costruito le gabbie in cui ogni giorno noi ci muoviamo, convinti che sia reale. Cioè noi, vi spiego com'è nata questa cosa, no? Io sono convinto che viviamo in una realtà finta, siamo mossi da falsi miti, false convinzioni, ma queste convinzioni ce le siamo costruite. È come il mito della caverna di Platone, che probabilmente conoscerete, o avete mai sentito la storia degli elefanti? Da piccoli gli mettono le grosse catene alle zampe, l'elefante tira, 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 il cucciolo non se ne può andare. Da grande basta una piccola catenella, l'elefante ormai ha assorbito la sensazione che la catena è infrangibile e quindi lo puoi tenere anche con una cordicella, no? Oppure la famosa metafora delle sbarre dove uno mette i fiori e poi quando gli aprono le sbarre della propria cella rimane in carcere perché è lì ad abbellirla. Noi in qualche modo facciamo questo. Siamo diventati servi dei nostri padroni e non ci rendiamo conto che probabilmente questi padroni non esistono. In molti film si vede, dopo tutta una serie di vicende, finalmente si arriva a scoperchiare la porta dove vive il controllore del mondo e si scopre che quella stanza è vuota. Normalmente, no? E quindi nessuno stava veramente comandando. Ci sono degli dei, abbiamo degli dei inventati, dei pagani, dei, ma non pagani, un termine che non mi piace, dei fittizi, no? Seguiamo il dio denaro, seguiamo il dio economia, seguiamo il dio famiglia, seguiamo il dio schemi, dobbiamo essere appunto bravi professionisti, dobbiamo identificarci col mestiere, dobbiamo portare a casa i soldi, dobbiamo arrivare alla fine del mese, dobbiamo tirare avanti, signora mia, si tira avanti, dove è tutto un automatismo. E vi racconto quando è nato tutto ciò, oltre ai film che vi ho citato, ai libri che come avete capito hanno influenzato la mia vita. Erano i primi anni 2000, io sono cresciuto a Roma, ma mi sono trasferito a Milano quando avevo 24-25 anni. Per fare un corso di videogiornalismo, nel giro di poco tempo a Milano sono finito a lavorare in televisione. Lavoravo per un service video e mi hanno mandato di nuovo a Roma, lavorando per una compagnia telefonica. C'era il Grande Fratello, era le prime edizioni, la seconda o la terza, non ricordo, forse la quarta, non so. Comunque era Cinecittà e in una roulotte aspettavo le persone eliminate dalla casa del Grande Fratello, che andavano prima sugli studi di Canale 5 e poi venivano in questa roulotte la mattina dopo e noi le intervistavamo. Io in realtà facevo un lavoro super tecnico, dovevo semplicemente supervisionare che il segnale funzionasse, ma assistevo a questa. E ricordo ancora come se fosse oggi questa ragazza eliminata dalla casa,
Grande Fratello, che è un reality show, se non lo doveste avere, se non l'aveste mai visto, in cui la gente è rinchiusa appunto in una casa e deve seguire delle regole che la produzione televisiva, che però viene chiamata per comodità la produzione, dà, no? La produzione, c'è spesso la conduttrice che una volta a settimana si collega con la casa che dice la produzione ha detto questo, la produzione ha detto l'altro, a me questa produzione mi richiama tanto Dio, no? La produzione è qualcosa di esterno che non si può toccare, non si può vedere, che attraverso i suoi intermediari dice alle persone cosa gli aspetta. La produzione ha deciso di premiarvi, ha deciso di darvi, di punirvi e così via. In questa casa c'era una suite dove appunto la produzione mandava i premiati e un tugurio che era una stanza triste, squallida, sporca, in cui venivano mandati quelli che venivano puniti per qualche motivo. Insomma, questa ragazza viene eliminata dalla casa del Grande Fratello, arriva in questa roulotte e la prima cosa che fa è chiedere come quanti like hanno avuto le sue foto. E lei avevano fatto degli screenshot delle sue foto senza reggiseno, diciamo, sotto la doccia, e lei ci chiedeva quante erano state visualizzate queste immagini. E lo diceva, ma non lo diceva, era qualcosa che tu capivi, che per lei quella roba lì era reale. E poi, mentre lei parlava, c'erano dietro gli schermi con ancora quelli della casa, che erano ancora dentro la casa, e diceva, Marco è andato nella suite, oh, povero Gino, è finito nel tugurio. Io, ascoltandola, mi sono reso conto che per lei questa roba era reale. Cioè, lei non era dentro un programma televisivo, cioè il tugurio, la suite, la produzione, erano la realtà, no? Ed è stata una sorta di flash da allora che io ho capito che noi viviamo dentro il Grande Fratello, ma non quello appunto di Orwell o quello di Canale 5, scusate, Canale 5, insomma, quello delle televisioni, ma quello, mi fa ridere che ho detto scusate Canale 5 come fosse una parolaccia, dicevo, non quello delle televisioni o quello di Orwell, ma quello che ci costruiamo noi. Cioè, esattamente come quella ragazza credeva che il tugurio e la suite fossero reali, che la produzione esistesse davvero, che ci fosse un qualcuno là fuori che governasse la sua vita, noi seguiamo questa produzione nella nostra vita quotidiana, senza averla mai incontrata davvero. Cioè, tutta la nostra vita è seguire delle regole che arrivano da un qualcuno che non abbiamo mai incontrato, e non mi riferisco alle religioni, eh? Io mi riferisco proprio alla vita quotidiana, normale, anche dei laici, non è una critica a chi segue una determinata religione. Noi non facciamo le cose perché è sbagliato, ne facciamo altre perché sono giuste. Cosa puoi fare? Brutta figura. Cosa vuoi fare? Devi rispondere alle aspettative. Ci autocostruiamo aspettative enormi, dobbiamo essere in un certo modo, vestire in un certo modo, comportarci in un certo modo. Critichiamo, c'è gente alle finestre in questo periodo che giudica chi esce col cane o fa la passeggiata, ma oppure c'è chi invece dall'altro lato si sente giudicato, si sente oppresso. È tutta una costruzione mentale, ma noi la riteniamo reale. Cioè, e se non fosse vero, no? E se tutte queste convinzioni ce le fossimo autocostruite dentro di noi? Questa è un po' la mia tesi. La mia tesi è che noi abbiamo smesso di pensare, abbiamo seguito un immaginario, per cui, per esempio, con Italia che cambia, in questi anni ho potuto testimoniare migliaia di esperienze concrete di cambiamento positivo che dimostrano che si può realizzare qualunque cosa, ma noi continuiamo, anche le persone che ho conosciuto, a cui ho raccontato queste storie, continuano a ripetermi che in Italia non si possono fare le cose. Perché l'immaginario che ci costruiamo ci governa, noi non percepiamo la realtà per com'è, ma per come siamo convinti che sia. Quindi se anche io metto di fronte a uno che è convinto che il gelato non esista, un gelato, quella persona non lo vede, no? Si racconta di quell'isola in cui l'aereo non era stato visto, la nave, perché loro non avevano concetto di nave, no? Quest'isola di aborigeni, mi sembra, o di qualche tribù nativa. Questo è un po' il concetto, cioè noi neghiamo siamo talmente convinti di non poter essere liberi, di non poter realizzare i nostri sogni, che le persone non vogliono collaborare, che le persone siano cattive, che ci autocostruiamo questa realtà, la confermiamo ogni giorno, la trasformiamo in qualcosa di vero e questa diventa reale e noi, seguendo questo tipo di regole, lo facciamo reale, la famosa profezia che si autoavvera. Ed è un meccanismo devastante perché non possiamo prendercela con qualcun altro. Noi siamo sempre convinti e ci piace tanto l'idea che ci siano i politici, le multinazionali, i governi, le religioni, qualcuno a cui dare la colpa, ma quando ci rendiamo conto che possiamo essere liberi? Che tu non sei davvero nella casa del Grande Fratello, quindi puoi uscire, che nessuno può obbligarti a stare in un tugurio o in una suite, che nessuno ti può obbligare a stare con una donna o con un uomo che non ami, nessuno può obbligarti a fare un lavoro che non vuoi fare. Non è vero che non ci sono i soldi, non è vero che i soldi esistono, i soldi sono una convenzione, assolutamente, ovviamente
se tutti ci credono diventano reali. I soldi sono reali, ma perché noi scegliamo di crederci, ma se noi smettessimo di crederci, i soldi non avrebbero nessun valore, non si mangiano, non si bevono, non ci si scalda se non dandogli fuoco. E quindi non è che allora non dobbiamo più usare il denaro, non lo so, dico solo che dobbiamo sapere che è una convenzione. Il denaro è una convenzione, la famiglia è una convenzione, il lavoro è una convenzione, la scuola è una convenzione. Molte di queste convenzioni sono utili, sono fondamentali. Non possiamo vivere una vita senza convenzioni. Le convenzioni servono a noi e anche al nostro cervello per orientarsi nel mondo, ma dobbiamo sapere che sono convenzioni. Non possiamo convincerci che sia la realtà oggettiva e immodificabile, perché in questo modo ci castriamo e devastiamo per sempre la nostra libertà. E ora, come dice Crozza, quando imita, se non ricordo male, il presidente della regione Campania, bevo. E insomma, un attimo che scorro i miei appunti, ce la posso fare. Quanto c'è di veramente libero nelle nostre azioni? Cosa resta di noi in noi se togliamo le sovrastrutture? No? Anni fa ho avuto il privilegio di partecipare a un corso che incidentalmente teneva mio padre, Giancarlo Tarozzi, insieme alla sua compagna Maria Rosa Greco, che si chiama One Experience, esperienza dell'uno, che è stata un'esperienza, a proposito, è stato qualcosa per me di veramente illuminante. È un corso di 10 giorni in cui, anziché lavorare come molti dei corsi di consapevolezza, di crescita, di coscienza sull'apprendere tecniche, lì tu vai a togliere, togli sovrastrutture. In 10 giorni togli la sovrastruttura paura, la sovrastruttura sesso, la sovrastruttura famiglia, la sovrastruttura morte, lavori eliminando sovrastrutture alla ricerca dell'uno, cioè di quello che sei tu una volta tolte tutte queste sovrastrutture. Ed è interessante, no? Ognuno di noi ha qualcosa, un figlio, un padre, un marito, un lavoratore, un fidanzato, è una brava persona, una cattiva persona. Ok, quelli sono i vari ruoli. È una persona gioiosa, triste, arrabbiata, sono le varie emozioni. È una persona alta, bassa, grassa, magra, è il proprio corpo. Ma io, chi sono veramente? Cioè, quanto di Daniel c'è? Se io fossi cresciuto in un altro contesto, con un'altra famiglia, con un'altra situazione economica e in un altro luogo d'Italia, che personalità avrei? Quanta della mia personalità ci sarebbe comunque e quanta è l'esclusiva conseguenza di contesti esterni, la televisione, i genitori, la famiglia e così via? Cosa c'è di mio realmente? Probabilmente non moltissimo, ma forse è quella la parte interessante da andare a riscoprire. Per questo io penso che dobbiamo lavorare sull'immaginario, è qualcosa che chi segue Italia che cambia sa, è per me diventato il tema fondamentale, l'immaginario, il lavoro sull'immaginario, lo renderci conto di quanto l'immaginario influenza le nostre azioni quotidiane e di conseguenza la costruzione di un altro immaginario. Noi, per esempio, su Italia che cambia, testimoniamo che è possibile vivere una vita diversa da tutti i punti di vista, economico, sociale, ambientale, politico, personale, collettivo. È possibile, sta già avvenendo, non è un'ipotesi, è una testimonianza, è un altro immaginario, solo che i nostri media non ce lo raccontano, non ce lo nascondono. Quindi bisogna creare un altro immaginario, ma soprattutto essere consapevoli che siamo il prodotto di questi immaginari. Se io sono convinto che la mia unica possibilità sia lavorare per 40 anni facendo un lavoro che odio 8-10 ore al giorno, senza avere il tempo per i miei figli, per i miei genitori, per la mia compagna, per le mie passioni, io farò questo. Perché non riesco a immaginarmi diverso. Se sono cresciuto in una periferia difficile, l'unica immagine che ho di quella periferia è droga, spaccio, guerre di mafia, eccetera, io diventerò parte di questo meccanismo. Se io affianco a questa immagine raccontassi un'altra realtà, che poi è vera, come esempio di Scampia, affianco non vuol dire non raccontare la camorra a Scampia, ma affianco al racconto della camorra raccontassi le centinaia di straordinarie esperienze incredibili che stanno avvenendo lì, io ragazzino di Scampia potrei scegliere tra due immaginari, quello del camorrista e quello dell'attore del cambiamento, dell'agente del cambiamento. Ma io quell'altro immaginario non ce l'ho, questo me lo spiegavano a Scampia, mi dicevano io ragazzino di Scampia non riesco a immaginarmi diversamente da così, e di conseguenza devo per forza aderire a quella cosa. No? Sapete quando uno odia il proprio genitore perché magari gli ha fatto del male e poi replica esattamente lo stesso meccanismo? Se io ho un'unica immagine di me, non posso muovermi in modo diverso. Se noi continuiamo a negare tutte le esperienze di cambiamento, a dire non si può fare niente, va tutto male, noi soliti italiani, l'umanità fa schifo, la gente, la gente, la gente. Io no.
alla gente corrotta, continua sempre a parlare male di tutto e di tutti, è inevitabile che noi e chi i nostri figli o chi ci circonda non riesca proprio a vedersi diversi. Quindi questo non significa assolutamente negare quello che non va, ma raccontiamo e diamo forza anche a quello che va, no? Sia all'esterno, ma anche dentro di noi. Matrix è dentro di noi. Le grandi convinzioni sono dentro di noi. Ho visto centinaia di persone lasciare lavori che non gli piacevano, con figli, genitori da mantenere, non privilegiati, senza soldi, e realizzare i propri sogni. Ho visto persone vincere sfide incredibili con le mafie, ho visto persone realizzare progetti pazzeschi all'interno della scuola o inventarsi nuove scuole, ho visto persone ripopolare borghi abbandonati, costruire progetti agricoli, ho visto persone attivare aziende, gente licenziata che ricomprava la propria azienda con il worker buyout, ho visto gente inventarsi una banca etica e esportarla in altri paesi del mondo, ho visto gente inventarsi monete complementari che oggi permettono un'economia alternativa di miliardi di euro, ho visto cose che voi umani, citando un altro film, no? Non potete neanche immaginare e non sono raccomandato, le ho viste uscendo da casa e andando a incontrare le persone. Dicono, scusa, mi racconti, conosci qualcuno che ha fatto qualcosa di bello? Migliaia di esperienze incredibili. Eppure sono spesso preso dallo scoramento, perché dentro ognuno di noi ci sono i due, l'angioletto e il diavoletto, no? E quindi dobbiamo continuamente porci nuove domande. Come funzionerà questo nuovo format? Dicono i miei appunti a questo punto. E allora, tanto vediamo quanto è passato. Allora, sì. Io ogni settimana avrò uno o più ospiti, alcuni pezzi li farò come oggi da solo, introdurrò un argomento e coinvolgerò uno o più ospiti che ci aiuteranno a sviscerare il lato nascosto della realtà, partendo dall'esperienza che hanno vissuto in questi anni. In questa prima puntata però ho deciso di dialogare con me stesso in un dialogo tra me e me. Come ognuno di voi, credo, dentro di me si muovono diverse pulsioni, sono quasi delle voci che mi abitano e mi sussurrano nell'orecchio cercando di portarmi dalla loro parte. Da un lato il mio lato consapevole, costruttivo e entusiasta, dall'altro il lato cinico, arrabbiato, deluso, stanco. Il cambiamento è possibile, mi dice l'angioletto. Ma cosa stai dicendo? Non hai visto che quel progetto non è andato, quell'altro hanno litigato, quello non funziona? Mi dice il diavoletto. Ma quindi dopo 8 anni credi nella coscienza e nella bontà delle persone? Come stai vivendo queste giornate in quarantena? Le tue riflessioni sul coronavirus? Come identificare cosa è Matrix e cosa no? Mi fai un bilancio di questi 8 anni? E così via. Queste sono le domande che mi piacerebbe farmi. E quindi ora iniziamo un po' questo gioco del dialogo tra me e me. Allora, il cambiamento è possibile. Risposta dell'angioletto. Assolutamente sì. In questi 8 anni ho visto, davvero, a parte gli scherzi, centinaia, centinaia di persone realizzare qualunque tipo di cambiamento. Quello che ho capito è che davvero si tratta esclusivamente di sognare l'impossibile e realizzarlo. Non starò qui a fare esempi perché ne ho fatti centinaia, ci ho scritto il libro Io faccio così, che racconta questo primo viaggio in camper. Su italiachecambia.org trovate nella sezione ICCTV centinaia di video storie, c'è una mappa sempre su italiachecambia.org con oltre 2000 progetti mappati. Poi c'è il libro Ora si cambia, che racconta le azioni che possiamo fare per cambiare dal basso. Abbiamo messo insieme 100 attori del cambiamento. Ma insomma, c'è un intero giornale, ci sono anche dei video su italiacambia.org, nel chi siamo viene spiegato tutto questo percorso. Quindi il cambiamento è possibile, sì, indipendentemente dalla situazione economica, sociale, da nord a sud, in particolare anche nelle regioni cosiddette disagiate, i progetti più incredibili l'ho visto in Sicilia, in Sardegna, in Friuli, in Puglia, in regioni che spesso non sono mediaticamente raccontate. Risposta del diavoletto. Ma sì, è vero. Ci sono tante esperienze di cambiamento, però non mi pare che, nonostante sono 8 anni che racconto queste storie, in molti si mettono a replicarle. Restano storie un po' isolate, resta che le persone preferiscono lamentarsi che attivarsi, resta che molti dei nostri lettori ci dicono bravi, ma se gli chiedi 1 euro non te lo danno, e che i nostri libri non vendono tante copie, di conseguenza non c'è un vero interesse nel cambiamento. Resta il fatto che il coronavirus ora dimostra, tutti con le mascherine usa e getta, non si preoccupano di cosa avviene, gli stili di vita non li vogliamo cambiare, quindi ci siamo, nonostante tutte queste meravigliose persone,
Il flusso mediatico è talmente pervasivo e la sfiducia è talmente grande che probabilmente non c'è grande speranza. Io ho vissuto tante delusioni in questi anni, tante tante persone che ho stimato e apprezzato mi hanno, dal mio punto di vista, accoltellato. Non voglio entrare nel merito degli episodi, ma insomma, sono stato seduto a fianco a grandi nomi che stimavo tantissimo in diversi convegni e questi grandi nomi non avevano la voglia di farti una domanda che fosse una, non ti vedevano come un essere umano, non so come dire, erano solo presi dal proprio ego. E quindi non lo so se il cambiamento è veramente replicabile o se questi eroi meravigliosi che io racconto sono però in qualche modo. Angioletto, ma cosa stai dicendo? Ma lo sai benissimo, lo sai benissimo. Lo sai benissimo che in realtà queste cose sono replicabili e che le persone non le sanno. Certo, su Italia Cambia le raccontate, ma in quanti sanno che esiste italiachecambia.org? Lo sanno in troppo pochi. Dobbiamo fare in modo che lo sappiano più gente, perché l'esperienza proprio di Italia che Cambia insegna che quando la gente scopre questo tipo di cose, le replica. Diavoletto. Ma non è vero che le replicano. Pensa al GATT o a quanti strumenti incredibili ci sarebbero per cambiare le cose che non vengono utilizzati. Non vengono utilizzati perché non vengono raccontati nel modo giusto, l'immaginario è pervasivo e così via. Non potrei continuare ore. E non sto giocando, cioè questi sono dibattiti che veramente io mi faccio ogni giorno. Non pensate che chi racconta un'Italia che cambia non abbia dubbi, non abbia delusioni, non abbia dolori, non incontri le difficoltà, le frustrazioni personali, oltre che anche sociali. E ancora di più, più io vado a contatto con le delusioni, più ritengo fondamentale però il lavoro che facciamo dentro Italia che cambia, che è quello di valorizzare chi cambia le cose, perché se questa persona l'ha fatto, lo posso fare anch'io. Quindi, come si conclude questa domanda sul cambiamento? È possibile? Sì, il cambiamento è possibile, lo posso dire con certezza. Angioletta e Diavoletto riuniti, è possibile, è difficile, ma è possibile. Si può fare a tutti i livelli, però stiamo attentissimi. Ci sono due tentazioni fortissime. Una è giudicare di nuovo, dividere il mondo in buoni e cattivi, sentirsi nei buoni, sentirsi sfortunati. L'altra è sentirsi appunto tanto buoni e generosi perché ci si sacrifica per la realtà. Ma l'altra grande difficoltà è quella delle relazioni umane. Le persone litigano. Non dobbiamo confondere il fatto che, per esempio, un progetto non abbia funzionato per delle dinamiche umane inevitabili con l'errore nel percorso, nel progetto in sé, nell'idea. La prossima settimana incontreremo nella prima puntata con ospiti Melania Bigi e Ilaria Magagna. Abbiamo iniziato proprio con Tara Facilitazione perché in questi anni ci siamo resi conto di come la facilitazione, gli strumenti di facilitazione siano fondamentali per il cambiamento. Perché se non utilizziamo tecniche e strumenti per lavorare sulle relazioni umane, unite a un enorme lavoro su di sé, a livello personale, di consapevolezza, che non è conoscenza, è consapevolezza. Ecco, se non si lavora su quel piano, probabilmente i progetti non andranno avanti. Questo sì. Ma quindi, seconda domanda, dopo 8 anni credi nella coscienza, nella bontà delle persone? Sì, ci credo, dice l'Angioletto, assolutamente sì. Io credo che le persone siano tendenzialmente, intrinsecamente buone. Mi ricordo ancora quando da Jacopo Fo, tanti anni fa, incontrai Daria Casali, che se per caso sta guardando, saluto. E non ci conoscevamo e ci conoscemmo intorno a questo dibattito. Le persone sono buone? Io e lei eravamo per il sì e gli altri commensali erano quasi tutti per il no. Io credo che io ho sempre vissuto con dei cani, li guardo negli occhi e vedo l'intrinseca bontà, gli esseri viventi, compresi gli umani, che sono animali anche loro e quindi non sono né meglio né peggio, sono un'altra specie animale. Sono di per sé buoni se esiste il buono o comunque sia, diciamo, di sicuro non cattivi, ecco. Dopodiché, credo che le disfunzioni in cui una persona cresce possano portare veramente a produrre tanto male e credo che questo vada affrontato, non vada negato, non vada ignorato e che mentre si ragiona sulle cause e così via, bisogna però tutelare chi questo male subisce. Ma credo anche e soprattutto che la categoria peggiore delle persone non è chi realizza qualcosa che non va, ma sono quelli che Dante definisce gli ignavi. Pensate che Dante, gli ignavi, che sono quelli che non prendono posizione, che non si espongono, non li mette nemmeno all'inferno. Cioè lui all'inferno ci mette stupratori, assassini, violenti, lussuriosi, qualunque cosa, ma gli ignavi, adesso per dirla volgare, gli fanno talmente schifo che non li mette neanche all'inferno, gli dà proprio uno spazio separato. E io spesso penso a questo, penso che chi sbaglia almeno si sta mettendo in gioco.
Ma la categoria che a me fa più paura è che vivono un'intera vita senza prendere una posizione, aspettando, aspettando, aspettando che qualcun altro agisca per loro. Ma ora ho usato un linguaggio giudicante. Il mio angioletto mi dice: non giudicarle, anche loro. Il mio diavoletto dice che muoiano tutti, no? Quindi, e qual è la soluzione? Sicuramente la soluzione è non giudicare, allo stesso tempo cercare di capire, di comprendere, no? Io per anni cercavo di studiare Emilio Fede quando faceva il TG4, perché mi dicevo: se noi continuiamo a non chiederci perché mia nonna guarda il TG4, cioè perché le persone che hanno uno scarso livello culturale guardano il TG4, in che modo quest'uomo riesce ad arrivare allora, ma ci limitiamo a criticarlo perché magari non condividiamo le sue posizioni politiche o il modo in cui manipola l'informazione, non riusciremo mai a parlare a mia nonna. Noi dobbiamo prendere la capacità di Emilio Fede di parlare a chi non ha potuto studiare e riempirla di contenuto, no? Se noi cerchiamo di non giudicare, diventa molto più facile imparare da chiunque, no? Se anziché dire che cattiva quella persona, mi chiedo perché fa questa cosa, quale sistema lo spinge, ma non in un'ottica anche lì di sacrificarmi, tanto buono e tanto generoso, proprio in un'ottica di comprendere. Comprendere non vuol dire dare ragione. Ma cosa spinge quella persona ad agire in quel modo? Probabilmente riuscirò ad arrivare alla chiave di lettura che mi permetterà di comunicarci veramente. Terza domanda, come sta vivendo queste giornate in quarantena? Guarda, in questi giorni in quarantena me li sto vivendo a livello personale abbastanza bene. Non ho voglia qui di raccontare la mia vita personale, ma comunque la mia vita personale va bene. Ma vivo una profonda angoscia per la mancanza di domande, tornando ai media. Cioè, mi sembra che fin dall'inizio questa crisi si è stata affrontata in modo, io quello che io lo chiamo il monopensiero, cioè senza porsi domande, ma piuttosto, o comunque tutti ponendosi le stesse domande, ad esempio, quanti sono i morti, quanto durerà questo virus, quanto passerà. In pochi si sono interrogati, interrogati non vuol dire che sia stato sbagliato quello che è stato fatto o meno, ma proprio farsi domande. A me sarebbe piaciuto leggere, per esempio, nei primi giorni di quarantena, non adesso, nei primi giorni di quarantena, dei giornalisti che si interrogassero, ripeto, non dicessero che era sbagliato, interrogassero se era l'unico modo, se l'unico modo, ad esempio, era isolare 60 milioni di persone o cercare di isolare chi si era ammalato. Ma ripeto, io non ho una risposta, ma vorrei leggere le domande. Non mi fa sentire comodo, come si dice nella comunicazione non violenta, non mi fa sentire comodo quando vedo che le persone non si interrogano. Io spesso ho bisogno di mettere tutto in discussione anche per tornare sulla scelta iniziale, no? E quindi, è giusto isolare 60 milioni di persone, non impedirgli di uscire di casa, non lasciare un anziano solo, magari, no? Come una persona a me molto cara che ha perso il marito proprio in questo periodo e non può praticamente ricevere visite di nessun tipo, è davvero l'unica soluzione? Probabilmente sì, probabilmente se no questa persona sarebbe anche morta. Io non lo so, ma ha bisogno di sentire che ce lo stiamo chiedendo, che non stiamo accettando acriticamente. Comunque la limitazione delle nostre libertà personali. Le mascherine serviranno davvero? Alcune regioni le hanno rese obbligatorie, l'OMS non ha mai detto finora che siano obbligatorie. Posso interrogarmi senza essere un criminale se davvero mettermi i guanti e le mascherine anche quando sono all'aperto ha senso? Siamo così sicuri che il virus in un campo di 300 metri, no? Siamo così sicuri che obbligare la gente che sta a stare a casa sia l'unico modo? O esistono, sono domande, altri modi di affrontare questo tipo di cose, ad esempio responsabilizzando le persone, eventualmente punendo molto chi trasgredisce. Io dico, ma perché devi evitare a tutti di andare a un parco? Non puoi punire in modo anche molto, molto, molto forte chi si mette a fare una festa in un parco bevendo tutti insieme in 50 persone, ma lasciare libero uno di correre anche a 300, 500, 2 km da casa? Qual è il senso di punire uno se va a farsi una corsa da solo, ma anche se va a farsi una passeggiata da solo? Perché se allora lo fa lui, poi lo fanno tutti. Quindi siamo, qualcuno, non so dove ho letto, stiamo infantilizzando le persone, stiamo decidendo che le persone sono tutte idiote. Perché in televisione ci fanno vedere magari quattro tizi su un tetto, che fanno, cioè ci fanno vedere i trasgressori, sempre questi ci convincono che le persone sono tutte idiote, ma le persone non sono tutte idiote. Ok? La stragrande maggioranza non lo è, e però i media ci raccontano questo. Ok? Allora, se forse si può, ipotizzo che si possa ragionare anche su altre forme di contenimento di un virus, ma io ovviamente non sono un tecnico, quindi tutto quello che io sto dicendo va preso e buttato nella spazzatura, perché sono ipotesi di un non addetto al settore. Ma
come giornalista, però io le domande le vorrei poter fare, mi piacerebbe però non leggerle solo su dei canali alternativi che magari vengono già percepiti come alternative in quanto tali, critici, eccetera. Mi piacerebbe leggerlo come dibattito vero. Cioè, io non voglio fare queste domande in un'ottica che dice il governo sbaglia, allora c'è qualcuno dietro che ci vogliono tutti obbligare a fare questo, a fare quello. Io voglio leggere le domande in quanto domande. Domande aperte, dove uno è pronto a farsi convincere. Io sono pronto a farmi convincere che è stato tutto giusto, però quantomeno ho bisogno di essere convinto, non di dover accettare acriticamente tutto. Il pensiero critico. Noi confondiamo la parola critica con qualcosa di negativo, cioè diamo per scontato che criticare vuol dire che quello sbaglia. Il pensiero critico, nel suo termine più neutro, è un pensiero che pone domande, che si, appunto, si pone domande. E quindi, anticipato la quarta domanda, che era le riflessioni sul coronavirus, potrei andare avanti per ore, ma non sono troppo interessanti, visto che non sono, come ho premesso, un esperto del settore. Quindi andiamo alla quinta domanda. Come identificare cos'è Matrix e cosa no? Come identificare quindi cosa c'è di reale dentro di noi e cosa non c'è di reale? Non lo so, non ne ho la minima idea, però qualcosa mi sono detto in questi anni. Ci sono alcune cose che ci fanno entrare in una sorta di stato di grazia, non solo emotivo, perché le emozioni sono mosse anche quelle spesso da automatismi, ma c'è uno stato che va al di là dell'emozione di felicità, di esaltazione, di gioia, non so come si definiscano in gergo, che è l'emozione dell'essere connesso. Nel mio caso, per esempio, è quello che provo quando sono nel mare o nel bosco, cioè la sensazione di connessione con la natura, o quando ho un'idea creativa, o quando vedo qualcuno che amo felice. Quella sensazione non razionale di essere al posto giusto nel momento giusto, facendo la cosa giusta, quella secondo me è davvero una mia scelta, cioè qualcosa che mi riguarda, qualcosa che è Daniel. Gran parte di quello che io faccio è automatismo. Mi ricordo quando mio padre sempre mi diceva, fin da ragazzino, se tu riesci a essere consapevole di esistere per 1 minuto al giorno, è un enorme successo. Sembra una cosa assurda, ma quante volte noi passiamo intere giornate senza avere 1 minuto al giorno, uno, in cui siamo consapevoli, stiamo sentendo il nostro corpo, sappiamo quello che stiamo facendo, no? Thich Nhat Hanh parla di meditare in consapevolezza, lui dice: inutile vai a meditare in cima alla montagna 3 mesi e poi torni a casa nel traffico e smadonni, no? Il senso è: medita quando ti lavi le mani, senti l'acqua addosso, mentre ti lavi i denti, senti il dentifricio, la sensazione nella bocca, mentre cammini, senti la terra sotto i tuoi piedi, stai nell'essere, renditi conto. Ecco, qui non c'erano diavoletti o angioletti, ma era una risposta, ho dato solo la risposta di sintesi. Stiamo andando verso la fine, il bilancio di questi 8 anni, in parte ho già risposto, 8 anni straordinari, di cambiamento meraviglioso, di consapevolezza che esiste un'altra Italia, ma anche a volte un po' di angoscia nella lentezza. Cioè, devo dire che quando in questi giorni leggo che hanno ricominciato a disboscare gli alberi, che l'Australia brucia, adesso anche Chernobyl e così via, non mi angoscio tanto per questi danni, mi angoscio per l'impotenza. Ecco, quello, una cosa che voglio aggiungere ancora sulla parte del coronavirus, quello che mi ha fatto riflettere negativamente di questo periodo, paradossalmente, è vedere come di fronte a una pandemia che può generare tanti morti, tutto il mondo si è fermato e ha detto: mettiamo la salute al primo posto. Ma di fronte a tutte le cause di inquinamento che provocano milioni di morti tutti gli anni, oppure sapete che la prima causa per l'immortalità è il diabete, 1,5 milioni di morti all'anno, eccetera, eccetera. Di fronte a tutti questi numeri, a queste cause, non ci fermiamo. Ci dicono sempre: beh, non si può fermare l'economia. No? Ecco, forse questo principio che la salute viene prima di tutto dovrebbe valere anche per tutte queste altre tematiche qua. Per esempio, non produciamo 1 miliardo di mascherine usa e getta, no? No. No, no, mascherina usa e getta non vanno bene, l'usa e getta non va bene. Quindi un bilancio di questi 8 anni è angioletto, meraviglioso perché ho visto migliaia di esperienze che dimostrano che si può cambiare l'Italia, se stessi e il mondo, si può fare, è vero, sono certo assoluto. Diavoletto, sì, però cacchio, cominciamo davvero a responsabilizzarci nella vita quotidiana, scegliamo, non tanto criticando gli altri, ma smettendo di usare l'usa e getta, smettendo di utilizzare la macchina ogni volta che è possibile, smettendo di mangiare cibo spazzatura, ma soprattutto facendoci domande e producendo informazione e gioia nelle persone che ci circondano e ricordandoci che anche le altre specie animali e vegetali hanno gli stessi nostri diritti, perché sono nati tanto quanto noi su questo pianeta.
Più grande soddisfazione e più grande delusione di questi anni. La più grande soddisfazione, le tante mail di persone che ci dicono che grazie alle cambi hanno cambiato vita. La più grande delusione, non so, a me spesso, questa è un po' personale, mi amareggia non riuscire ad arrivare a più persone, no? O con i libri o con il nostro lavoro, cioè. Alcune volte pubblichiamo degli articoli, non miei, quindi non è ego questo, di persone, articoli meravigliosi e vorrei che li leggessero 2 milioni di persone. No? Adesso arriviamo a centinaia di migliaia di persone, ma vorrei veramente arrivare a più persone perché sento necessario dare visibilità a queste persone straordinarie che raccontiamo su Italia che cambia. Hai mai momenti di scoramento? Mi chiede il mio alter ego. Sì, ne ho spesso, periodicamente, ma vinco sempre quando poi. Ogni volta che vado in tour, incontro queste persone, vedo i loro occhi, vedo il loro entusiasmo e vedo quello che stanno facendo. L'entusiasmo prevale alla grande. Cosa ti spinge ad andare avanti? Questo. Cosa ti tiene sveglio la notte? Ma di notte di solito dormo, ma se per caso non dormo, è per questi motivi che ho detto prima. Insomma, non voglio stare a replicare. Chiudo con. Chiudo con un'apertura, appunto. Matrix è dentro di noi, è questo nuovo format. Oggi ho parlato io, le prossime volte, appunto, ci confronteremo con altre persone. Vorremmo veramente portare l'attenzione, lo ripeto ancora una volta, sulle grandi domande che sono dietro ogni cosa. Qual è il senso della vita? Nessuno lo sa, ma se ci dimentichiamo di porci questa domanda, rischiamo di vivere un'intera vita ricorrendo automatismi. Quante volte inizia il lunedì, andiamo a lavorare, torniamo a casa. Cuciniamo, mangiamo, siamo stanchi, andiamo a dormire, guardiamo un telefilm se va bene, ci svegliamo il giorno dopo e così dal venerdì sera, il sabato andiamo a fare la spesa, la domenica guardiamo la partita o andiamo a fare il picnic e il lunedì ricominciamo. Così per 11 mesi e mezzo all'anno, poi andiamo in vacanza ad agosto e ci raccontiamo che da settembre quest'anno cambieremo vita, scriveremo in piscina, studieremo inglese, andremo a fare questo e quell'altro, dopodiché ricominciamo e di nuovo così, no? No. Non possiamo vivere una vita in questo modo. Non possiamo vivere una vita dicendo, si tira avanti, si tira avanti. Come va? No. Non possiamo vivere una vita continuando a delegare, continuando a raccontarci che non dipende da noi, perché tutto è nella nostra testa. Matrix è dentro di noi. Noi possiamo cambiare la nostra vita, noi stessi e il mondo. Dobbiamo assumerci la responsabilità, ma soprattutto uscire da Matrix, che è difficilissimo. Smontare l'illusione in cui ci siamo autoindotti. Sicuramente ce l'avranno messa i media da piccoli, le famiglie, i genitori, ma dopodiché noi la stiamo replicando ogni giorno. Quell'immagine che abbiamo della realtà non è la realtà. Smettiamo di guardare la televisione, non la guardate, guardiamo. Un po' i video sul web, ma non appena finisce il coronavirus, andiamo a incontrare le persone. Usciamo dal nostro contesto, dalla nostra zona di comfort. Noi ci convinciamo che le 20 persone che frequentiamo sono la realtà. Siccome di solito non ci piacciono, perché non le abbiamo scelte, perché noi magari ci vediamo prevalentemente colleghi di lavoro, ci siamo magari anche sposati colleghi di lavoro, o familiari, persone che sono legate al contesto in cui siamo cresciuti. Magari nella stessa città, nello stesso quartiere, ci convinciamo che quella è la realtà, quello è un piccolissimo pezzo della realtà, in quello stesso quartiere. Magari c'è una persona che la pensa come te, ma non lo sa. Tu ti senti solo, ti senti isolato, ti senti quello strano, ma non è vero. È di nuovo la Matrix che è dentro di te che ti convince che sei quello strano e isolato. Quelli strani sono quelli che vedi in TV. Ma la gente non lo sa che tu la pensi in questo modo, la gente non lo sa che vuoi cambiare vita, che sei insoddisfatto, che cerchi una sintonia, che ami la natura, che ami gli animali, che ami le persone, che vorresti mettere in discussione tutte le convenzioni, forse anche il modo di vivere la coppia, il sesso, l'amore, la vita, in generale, cioè vorresti davvero scegliere consapevolmente di ogni minuto della tua vita, ma non lo sanno gli altri, pensano che tu sia uguale a tutti gli altri, oppure tu ti rivolgi solo a un determinato contesto che non ha colpa sua se tu a un certo punto sei cresciuto diverso e quindi magari ti diranno, ecco, sei sempre quello strano, un'altra delle sue e tutto il resto. Il punto è pieno di gente che la pensa come te. Non vuol dire smettere di frequentare gli altri, ma vatti a cercare chi la pensa come te, comincia a connetterti e poi ama questi altri, perché gli altri, se tu non vuoi essere giudicato da loro, è il primo a non giudicarli tu. Ok, questo è.
il fantastico messaggio che ho voluto dare per una volta. Io negli ultimi 8 anni ho prevalentemente raccontato storie di altri, faccio il giornalista ed è quello che il giornalista deve fare, ma sono anche un essere umano e a volte ho voglia di esprimere delle opinioni, è quello che ho voluto fare oggi. Chiedo scusa a chi le ha trovate fuori luogo, ma era un mio desiderio. E continuerò a farlo nelle prossime settimane, appunto, con nuovi ospiti, ma appunto dando anche spazio a Angioletto, Diavoletto e a lui medesimo. Questa è Matrix dentro di noi, questo è Daniel Tarozzi che vi saluta e vi ricordo, come sempre, buon cambiamento a tutti.